Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi continuiamo a parlare di Helix in pillole, siamo al numero 6 e vediamo come collegare la Helix nel retard dell'amplificatore sfruttando così il finale dell'amplificatore, quindi la parte finale dell'ampli e la sua cassa. Per il collegamento utilizziamo un classico jack-jack collegando all'uscita left mono della Helix, dove è indicato un quarto out, e al nostro amplificatore nel return. Fatti tutti i collegamenti, passiamo sull'editor e andiamo a vedere nello specifico come utilizzare questo tipo di configurazione. Adesso andiamo a vedere su HXEdit come ho programmato la Helix per lavorare con finale e cassa. Ho già preparato il rig, come possiamo vedere una linea classica con i vari pedali. Abbiamo distorsori, l'amplificatore, l'IR, poi da qui sull'altra linea abbiamo l'equalizzatore, volume e le modulazioni, e poi l'uscita, uscita multi, che vuol dire che in tutte le uscite di Helix, quindi da XLR, un quarto che sarebbe l'uscita jack, il send and return, digital eccetera, abbiamo l'uscita di tutto l'audio, così come lo vediamo sulle nostre linee. Però in questo caso, visto che dobbiamo sfruttare la nostra cassa e il finale dell'amplificatore, andiamo a disabilitare l'IR o la cassa, lo stock cabinet, nel caso abbiamo lo stock cabinet attivato. Questo perché logicamente sfruttando una cassa reale non c'è bisogno di utilizzare un IR, anche perché sennò il suono andrebbe compromesso. Non c'è bisogno di eliminarlo perché alla fine ci potrebbe essere utile nel caso ci troviamo in una situazione dove vogliamo usare questo tipo di patch, però non abbiamo la possibilità di collegare, di utilizzare un finale, una cassa, un combo dove andiamo nel retard come abbiamo visto, e quindi sfruttare finale e cassa, ma dobbiamo utilizzare il banco mixer. Quindi la teniamo, la spegniamo in modo tale che il segnale passa, bypassa l'IR, e alla fine, facendo il percorso che vediamo qui sotto, va nelle varie uscite. Quindi questa è una delle possibilità che ci dà Helix per sfruttare il nostro amplificatore con la nostra cassa, oppure se abbiamo un combo, se abbiamo un finale. In questo caso io ho fatto l'esempio del Marshall, che è un finale valvolare, che ha un finale da 100 watt a valvole con una cassa 4x12 con conice lesso. Mettiamo il caso che comunque vogliamo utilizzare la nostra cassa perché ci piace, quindi ci abbiniamo un finale, che di quello abbiamo bisogno, che sia o la testata o un finale a valvole, un finale a MOSFET o quello che è. E poi in quel caso, fatto tutti i collegamenti, andiamo a microfonare la cassa, facciamo microfonare la cassa, e da lì quindi procediamo con il nostro setup abituale. Adesso con una piccola clip audio andiamo a sentire come suona la pedaliera in questa configurazione. Non sono riuscito a microfonarla, quindi l'ascolto sarà quello ambientale del microfono della fotocamera. C'è un'altra soluzione, potremmo utilizzare sia la cassa che l'IR. Quindi vi spiego, adesso vediamo come si può utilizzare entrambi. Quindi andiamo a aprire un setup che ho già preparato, che è questo qui, e andiamo ad analizzare le linee. Come possiamo vedere, ho utilizzato la stessa patch, quindi abbiamo
tutto quello che è i pedali, le distorsioni, i vari pedali, l'amplificatore. L'IR non c'è più in questa posizione, ma dopo tutta la catena di effetti, a questo punto ho creato uno split dove ho mandato un segnale ai jack, perché come abbiamo visto prima abbiamo la possibilità di selezionare anche il tipo di uscita in base alla linea, dove in base a quello che ci serve. Quindi ho creato su questa linea, gli ho detto che il segnale deve uscire nel jack, e nello split, quindi dove il segnale passa nella seconda linea, gli ho assegnato l'uscita XLR, quindi l'uscita bilanciata. In questo modo che succede? Che sulle uscite un quarto, quindi sulle uscite jack, posso utilizzare il collegamento col finale cassa, dove in questo caso il segnale andrà direttamente nel finale della cassa e quindi verrà sfruttata la cassa reale, la cassa, la nostra cassa preferita. In più il segnale che si dirige anche in questa direzione, su questa linea, trova l'IR. In questo caso, come possiamo vedere, una Marshall 1960 con i G12 e microfonata con SM57. Scusate, ma oggi sto senza voce. Quindi da qui esce e va a finire nell'XLR, quindi nell'uscita bilanciata, in modo tale che avremo sia un'uscita simulata sia un'uscita con la cassa reale. Questo io lo utilizzo, questo sistema, live, ma l'avete visto in vari video dove vi ho fatto vedere la strumentazione e i tipi di collegamento. Con questo sistema do il segnale microfonato, quindi il segnale con l'IR al banco, e l'altro segnale, quindi quello che non è processato dall'IR, va a finire nel finale che utilizzo sempre, a MOSFET, e nella cassa due coni con i Celestion che utilizzo sempre. In teoria si potrebbe anche microfonare la cassa e in più dare anche l'IR al fonico, in modo da avere una gamma di suoni molto ampia, in quanto oltre alla nostra cassa, che comunque i coni sono quelli, possiamo tramite gli R, i vari R, selezionare più casse e più coni diversi. Potrebbe essere un'idea anche in fase di registrazione, se dobbiamo registrare un brano in studio di registrazione, abbiamo la possibilità di utilizzare la nostra cassa e poi dare il segnale al fonico anche con gli R, in modo tale che abbiamo la possibilità di avere un'ampia gamma di suoni. Ok ragazzi, anche questo video finisce qui, spero vi sia stato utile, se così fosse sempre gradito un like. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale, di condividere i video sui vostri social. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.